iniziata la discussione sul bilancio. Con le relazioni, la discussione generale e la votazione di due articoli della finanziaria ha preso il via all'esame della manovra 2012. Nella seduta del 17 aprile è iniziata la discussione del pacchetto finanziario della Regione Piemonte, partendo dal disegno di legge numero 169, legge finanziaria per l'anno 2012, licenziato a maggioranza dalla prima commissione lo scorso 9 marzo. L'esame dei documenti finanziari è proseguito nella seduta del 18 aprile. Commissioni sulle termovalvole. Le commissioni Economia, Ambiente del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta e presiedute dal Presidente della Quinta Commissione, hanno espresso parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta sulle termovalvole. Si prevede la proroga di 2 anni, dal 1 settembre 2012 al 1 settembre 2014, dell'obbligo di installazione di termovalvole per la termoregolazione e contabilizzazione del calore in ogni unità abitativa. Per la sicurezza stradale dei ciclisti. Il Consiglio regionale è unanime per la sicurezza ciclistica. Approvato nella seduta del 17 aprile l'ordine del giorno, primo firmatario il Presidente dell'Assemblea, che aderisce ufficialmente alla campagna Salva Ciclisti e invita il Presidente della Regione e la Giunta regionale a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per arrivare all'inserimento dei punti contenuti nell'appello all'interno della legislazione nazionale. Viaggio studio alle foibe. Una 50ina di ragazzi tra i 16 e i 18 anni hanno passato 3 giorni a Trieste a vedere e a parlare di deportazione, lager, infoibamenti e uccisioni avvenute durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nella zona di confine tra l'Italia e il mondo slavo. Un viaggio di studio e approfondimento che gli studenti hanno vinto dopo aver partecipato con notevole impegno all'annuale concorso di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione. Filo diretto, ritorno al mittente. Il 16 aprile a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo diretto è stato presentato il volume Ritorno al mittente di Guido Quarzo. All'evento hanno partecipato un centinaio di alunni di 5 classi delle scuole elementari torinesi. Si tratta della quinta C della Collodi, della quinta B e C della Vittorino da Feltre e della quarta A e B della Gambaro, che hanno svolto un percorso storico didattico sui temi della resistenza e della democrazia.